E ora andiamo con la quarta puntata della nostra rubrica curata dall'IRSA di Mendola, incentrata sulle tematiche legate alla salute, alla prevenzione e all'informazione. Dopo la sigla ci parlerà il professor Dino Amadori, come di consueto. L'Italia è tra gli ultimi paesi in Europa in tema di spesa in prevenzione. Per la prima volta dal dopoguerra è calata l'aspettativa di vita degli italiani, lo dice il rapporto Osserva Salute 2015, la più grande raccolta di dati sullo stato di salute della popolazione. Sentiamo in merito dunque il professor Amadori. Del tutto recentemente è stato pubblicato un rapporto da Osserva Salute che mette in evidenza alcune cose particolarmente interessanti. Intanto emerge un leggero miglioramento negli stili di vita a livello occidentale. Si è meno sedentari, si fuma di meno. Però l'Italia rimane un paese ancora poco attento alla salute, dove c'è uno scarso consumo di frutta e verdura e le persone in sovrappeso, soprattutto i bambini, sono in aumento. Questo dato potrebbe essere di rilevanza relativa se non fosse che contemporaneamente è stato pubblicato un rapporto su quella che è l'attesa di vita della popolazione di questo periodo e si è potuto verificare che in parallelo con l'invecchiamento della popolazione, infatti oltre un italiano su 5 ha più di 65 anni, anziani, grandi, vecchi in crescita, c'è un vero picco di ultracentenari che sono triplicati dai 5.650 casi del 2002 a 19.000 nel 2015, sta però diminuendo l'aspettativa di vita. Questa nel 2015 era di 80 anni e un mese per gli uomini e 84 anni per 7 mesi per le donne. Nel 2014 però era più alta. Questa leggera inversione potrebbe non essere tanto importante se non fosse che si è realizzata un po' in tutto il mondo occidentale e soprattutto c'è un grande divario fra nord e sud Italia. Infatti in Sicilia l'aspettativa di vita è inferiore di ben 4 anni rispetto al Trentino. Cosa ci dice tutto questo? Tutto questo ci dice che, nonostante vi sia una importante evoluzione nelle terapie delle neoplasie e di altre malattie degenerative, tuttavia qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona dove? A livello soprattutto ambientale. C'è praticamente una scarsa attenzione alla prevenzione, la vita moderna con i suoi aspetti inquinanti sia sul piano psicologico, che crea ansia, competitività, sia sul piano fisico, può aumentare il rischio di queste neoplasie. Parlo non solo dei tumori, ma anche delle neoplasie degenerative croniche. E questo rischio poi si traduce in un aumento di malattie e anche forse di malattie più gravi. Cosa dobbiamo fare a questo punto per cercare di riportare la tendenza della popolazione generale a un aumento della durata di vita e a un miglioramento della sua qualità. Dare grande, grandissimo risalto alla protezione dei soggetti dai fattori di rischio ambientale, fare un'attività fisica regolare che porti le persone ad abbandonare la sedentarietà e fare con costanza questa attività fisica e alimentarsi in modo più razionale. Non certo eliminando alcuni alimenti che sono pur sempre importanti come la carne, il pesce, ma limitando questi alimenti e soprattutto dando grande spazio alla frutta, prevalentemente quella rossa, alle verdure e ad altri vegetali. Tutto questo poi deve combinarsi con un aumento delle vaccinazioni. Sappiamo che c'è stato in quest'ultimo periodo un rallentamento nelle vaccinazioni. Questo è un gravissimo errore
perché certe malattie apparentemente scomparse potrebbero ritornare. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, e qui chiudo, si nota una tendenza al peggioramento dei valori. La nostra regione resta un territorio dove sicuramente attività fisica regolare viene abbastanza praticata, ma spicca la prevalenza di persone che sono in condizioni di sovrappeso. E queste erano nel 2014 il 37,4%, gli obesi sono il 10,9%. Quindi, cari amici, cari cittadini, mangiare meglio, muoversi, esporsi il meno possibile ai fattori di rischio e fare una vita sana e piena di gratificazioni, perché anche l'aspetto psicologico ha la sua grande importanza.